Buonasera a tutti i telespettatori di Rete 8 Salute, sono le 21:01 e come ogni giovedì siamo in diretta su questa emittente. Voi siete collegati con noi per questa trasmissione che ha la minima ambizione di essere una sorta di servizio pubblico. Ogni settimana vi vogliamo mettere a disposizione degli esperti pronti a dialogare con voi, a rispondere alle vostre domande attraverso le telefonate e attraverso le mail. In questa puntata, questa sera, vogliamo parlare di diagnostica prenatale. Lo faremo in maniera soft, morbida, non invasiva, cercando di prendere per mano la donna incinta per accompagnarla lungo il percorso della sua gravidanza, magari con qualche certezza in più e magari anche con qualche serenità in più. Parleremo di diagnostica prenatale non invasiva grazie al contributo di un nostro graditissimo ospite che vado subito a presentarvi, il professor Gian Domenico Palca. Buonasera, professore. Buonasera. Invasiva, non invasiva? Lei ha scelto la non invasiva perché è più Invasiva facile. o non invasiva? Tutte e due, anche se propendo per quella non invasiva. Per quella. E parleremo soprattutto di questa anche perché lei, docente di genetica medica all'Università D'Annunzio di Chieti, sta portando avanti un metodo abbastanza nuovo che sta riscuotendo successo. Intanto le chiedo, da quanti anni porta avanti questi studi specifici per quanto riguarda la diagnostica prenatale? La diagnostica prenatale in toto, noi l'abbiamo iniziata a Chieti nel 1986-87. Altro ieri. Quella non invasiva invece dal 1995. Quindi sono una decina d'anni. È 95, 13 e 18 anni, 18, con la risultati. non invasiva. Quante donne le sono già passate? Questo, tante, non lo so, tante, 50-60 mila, non lo so. 50-60 mila donne, ma in un periodo in cui calano le nascite, siete in crisi, avete mancanza di lavoro. No, anzi, a vedere questa mattina, infatti, facevo la battuta e dicevo, e dopo dicono che non si fanno i figli, perché a vedere come l'aula 44 nella quale io, Università di Chieti, l'Università aula di Chieti, 44, dove lei esatto, settimanalmente ogni giovedì incontra. mattina, ecco, incontro le donne, adesso il numero non lo so, ma mi dicevano che stamattina che erano 78-80, insomma. E il numero è sempre così, oscilla un po' tra 60 e 80, quindi sono tante. Quindi i figli si fanno ancora. Allora la problematica è anche di evitare di disperdere questi bambini, soprattutto normali, che insomma possono essere abortiti attraverso indagini invasive, quindi se noi le possiamo evitare, penso che sia un grande guadagno per E tra tutti. un po' entreremo proprio nel dettaglio di questa tecnica. Intanto state vedendo le immagini che abbiamo girato proprio questa mattina, aula 44, vero professore, Sì, mi sembra dell'università. aula Vabbè, ma 44, tanto insomma. non è importante. Dell'università D'Annunzio a Chieti Scalo, dove settimanalmente, guardate quante donne, forse ho esagerato io nella mia presentazione, si parla tanto di società in crisi per quanto riguarda il calo delle nascite, con la popolazione che aumenta, grazie sempre comunque al contributo degli stranieri che trovano radici nella nostra società. Invece avete visto quante donne incinte ogni settimana incontrano il professor Palca. Professor Palca, che è a vostra disposizione, donne, scatenate le vostre domande questa sera per quanto riguarda la diagnostica prenatale non invasiva. Tra un po' Anche entreremo invasiva, anche devo dire. Sì, invasiva, tutte e però due. noi abbiamo titolato, professore, questa puntata La via sicura per avere figli sani, quindi noi ci affidiamo a lei per quanto riguarda queste certezze e poi spiegheremo anche perché. Allora, dicevo, telespettatrici, ma anche telespettatori che vogliono chiamare, per voi c'è a disposizione nella nostra postazione in regia Gigliola Edmondo, che è pronta ad accogliere le vostre istanze attraverso le telefonate o le vostre mail che poi gireremo al professor Palca. Buonasera Gigliola. Buonasera a tutti e giustamente come dicevi tu siamo prontissimi con Massimo Pacilio a ricevere le telefonate, il numero lo ricordo come sempre, tra poco vedrete anche in sovrimpressione, il numero da comporre è lo 0871 587 3235 e ovviamente aspettiamo numerose anche le email, l'indirizzo di posta elettronica è salute@rete8.it. Grazie Gigliola, ti coinvolgeremo sicuramente più avanti, sperando appunto che arrivino telefonate e mail. Intanto io
faccio le mie domande al professor Palca. Professore, in Italia si fanno più di 100.000 indagini prenatali di taglio invasivo, no? Amniocentesi, villocentesi. Sono troppe o sono poche rispetto ad altri stati, non soltanto europei? Sono troppe, sono troppe, sono veramente eccessive. Posso dare un dato, da che io presento sempre alle donne la mattina, e che quindi il giovedì mattina, esattamente. Allora, se noi mettiamo il Galles e l'Inghilterra insieme, fanno 110 milioni di abitanti all'incirca. Allora, per 110 milioni loro fanno 55.000 indagini invasive, cioè villocentesi o amniocentesi, perdendo insomma all'incirca 400-600 bambini normali. Adesso vediamo l'Italia. L'Italia ha 60 milioni di abitanti, abbiamo conosciuto proprio in... l'ultima indagine. Esattamente, l'ultima indagine. L'ultimo censimento. Quante indagini invasive facciamo? Superiori a 100.000, come dici tu. Ci sono delle puntate di 150.000. In Italia, ogni anno. Ma sicuro, ma molte più di... Ne erano 127.000 nell'indagine che la SIGU ha fatto nel 2004. Salite a 100... La Società Italiana di Genetica Umana. Salite a 150.000 intorno al 2009. Il che, tradotto in termini, per rapporto inglese, significa perdere 1.000 bambini normali. Un grande paesone. Ma questo non è accettabile sul piano etico, morale e scientifico. Allora... Facciamo ancora un'altra traduzione per far capire alle persone. Anche perché i numeri solitamente spaventano, però rendono sempre bene l'idea. Rendono sempre bene l'idea dell'argomento. Fanno capire anche gli indirizzi politici, certo, come vanno. Allora, se noi prendiamo, traduciamo in termini i dati inglesi e anche quelli americani, che quelli americani sono sovrapponibili a quelli inglesi, noi troviamo che una donna su 20 si sottopone all'indagine invasiva, cioè villocentesi o amniocentesi. Okay? Che poi ci spiegherà cosa sono. Una su 20, esattamente, poi spiegheremo cosa sono. Se noi adesso traduciamo i dati italiani, noi vediamo che invece tutte quelle diagnosi invasive corrispondono che una donna su 5 in Italia fa l'indagine invasiva. Allora viene da chiedersi, ma perché? Perché c'è questa discrepanza? Cioè non siamo quelli il 7%, certo, e noi il 5%. 20 lì praticamente una donna su 5 e in Italia una donna su 5 e lì invece una su 20. Allora, quali giustificazioni si possono dare? Ma è la problematica che la donna italiana non è informata, non è più stupida, non è più arretrata. Fatto di cultura è un fatto anche, certo, di informazione. Certo, perché se tu praticamente non perdi tempo, che poi non è una perdita di tempo, a spiegare a queste donne cosa si può fare in tema di diagnosi prenatale, certo, è chiaro che loro poveracce si affidano a chi ti dice devi fare questo, devi fare quest'altro, perché hai questa età, perché hai quest'altra età. Allora, aggiungiamo, allora, cosa ci conforta a noi in Abruzzo? Cosa ci conforta? Andiamo a vedere i dati abruzzesi, andiamo a vedere, perché l'Abruzzo, vedi, è la prima regione italiana che si è dotata di una legge regionale nel 99, fatta da Salini, che era medico, ma iniziata col Del Colle. Io parlai con Del Colle, presentavo i dati che portavo dall'Inghilterra, poi subito dopo di lui, con cui iniziammo a fare era questa legge. Era presidente del Consiglio regionale. C'è stato praticamente Salini, io anche, vabbè, questi erano politici, presidente, queste cose insomma, le capivano. L'Abruzzo è stata la prima regione italiana a dotarsi della legge, mi sembra 40, adesso non voglio, no, nel 1999, troppi... con cui veniva data la gratuità dei test sierologici, quindi non invasivi, gratuitamente alle donne, e poi la gratuità a prescindere dall'età. Certo. Quindi avevamo percorso di 10-15 anni quello che facevano praticamente le altre nazioni più avanzate. Quindi è stata la prima regione in Italia. Esattamente, la prima, anche se questo non si sa, perché poi va bene, insomma, le cose, se poi uno non le sa vendere bene, insomma, nostro, io faccio il ricercatore. Nel nostro piccolo stasera, tra l'altro, abbiamo titolato La via sicura per avere figli sani, stiamo facendo anche un po' di informazione in questo campo, affrontando un argomento, diagnostica prenatale, che non è semplicissimo. No, non è stato così. Sono abbastanza preoccupato. Però ecco, qual è la traduzione adesso? Perché la cosa importante qual è? In Abruzzo, quanta è l'incidenza allora? Le donne, quante donne si sottopongono? Una su 15. Come la donna abruzzese si avvicina di più culturalmente a quella inglese e americana?
che non nelle altre donne. Perché? Infatti, perché evidentemente c'è un'informazione qui che gli altri non danno. Ce l'abbiamo questo anche noi, ce l'abbiamo anche noi questo numero, anche perché tra un po' le farò vedere una scheda che abbiamo preparato e le voglio mostrarla. Io sono contentissimo perché, uno su 15 perché è buono, questo ho giocato sulla, certo, l'ultima parte della mia carriera prima di andare in pensione. Un ragazzino, un ragazzino. E devo dire che culturalmente queste, non solo le signore, anche i ginecologi, 186 ginecologi di quest'area sono concordi con me, perché poi sono loro che... E io di questo sono contentissimo, anche se qualche volta ci bisticciamo, perché però ho visto che loro hanno trovato la bontà in questo. Come si dice in politica, è normale dialettica quando si bisticcia. Normale dialettica, io di questo sono contentissimo. Senta, allora abbiamo detto che amniocentesi e villocentesi sono soprattutto indagini invasive, anche abbastanza rischiose. Le indagini alternative quali sono? Allora, io l'imposterei così la domanda. Quelle sono indagini invasive perché... oggi hanno un rischio per il feto, non c'è più il rischio per la madre. Va bene, questo è un campo ginecologico, certo, e i ginecologi, certo, sanno meglio di... Però c'è un rischio di abortire su tutti i libri che noi leggiamo dell'1%. Qualcuno dice di meno qua e là, però poi quando si va a scrivere, si scrive almeno l'1%, ma se noi prendessimo le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, che già sono vecchie, fatte nel 2011, non porta le punte, è più dell'1%. Allora io direi... la nuova domanda da fare non è che c'è l'alternativa alla villocentesi o all'amniocentesi, deve esserci un modo più rigoroso, una selezione migliore delle donne rispetto a quella che è stata fatta adesso. È quella che dico io. Noi non dobbiamo usare più solo l'età. L'età è andata bene negli anni 70 perché non c'erano altri parametri da poter utilizzare, che non è che si potessero sottoporre alla degenza prenatale invasiva tutte le donne gravide. E allora si era scelto l'età perché si era visto che certe anomalie, la sindrome di Down, per cui poi questo screening si fa, e aumentava praticamente con l'aumentare della gestante. Ma oggi, con gli ecografi che ci sono, con gli analiti scoperti, abbinati fra di loro, nel primo e nel secondo trimestre... Non mi parli difficile, se no non riesco a venirle dietro. Con questi analiti che possiamo dosare nel sangue materno, l'alfa-fetoproteina, il progesterone, questi ormoni, che è possibile dosarli e anche combinarli in un software... È più facile fare. Diventa migliore, cioè perché dobbiamo continuare solo con l'età? Abbiniamo all'età i risultati ecografici, dove le ecografie ci dicono se il bambino cresce bene, se ci sono dei marcatori ecografici che non vanno, abbinati anche ai dati sierologici. Allora, età, dati sierologici ed ecografici consentono una selezione migliore delle gravide. E una migliore selezione significa stringere, ridurre, scremare. E scremare, cioè togliere quelle donne, certo, che il rischio non ce l'hanno, è un rischio praticamente minimo che possono benissimo, certo, praticamente togliere, e inviarci invece quelle che hanno un rischio aumentato. Quindi riformulo la domanda: quali sono queste vie alternative per scremare? Le vie alternative sono le ecografie nel primo e nel secondo trimestre. Poi posso anche spiegare, certo, il secondo trimestre, perché il test l'abbiamo inventato noi, è stato pubblicato, grazie, sono stati gli inglesi a dirci che era un test nuovo. Io non l'avevo neanche valutato, io e i miei, perché io poi insomma devo dare sempre qui, devo dire i miei, non è che sono solo io, insomma, io sono il direttore, ma insomma tanta gente lavora in questo, tanti giovani a pochissimi soldi, a 2 lire, va bene? Insomma, questa è la cosa che a me mi manda in crisi. Teniamoci. Va bene, allora abbiamo visto che con questi esami più semplici e anche di facile attuazione si riesce a fare una prima scrematura di donne che poi devono passare per l'amniocentesi o la villocentesi oppure eventualmente. Allora io intanto le faccio vedere, vado prima da Gigliola a vedere se ci sono eventualmente mail che sono arrivate per il professore all'indirizzo di posta elettronica salute@rete8.it. Gigliola? Sì, io inizierei subito con una email, la leggo subito. Ho 38 anni, ho fatto il duo test che mi ha dato TN1,2. Il mio ginecologo mi dice che è ok, ma le analisi biologiche mi hanno dato trisomia 21 con rischio calcolato 1 su 40. Ho il timore che mio figlio abbia la sindrome di Down. Aggiungo che nella mia famiglia non abbiamo nessun caso e che ho un utero fibromatoso con anche 2 minacce d'aborto. E chiede, è il caso di rischiare l'amniocentesi? Professore. Allora,
Qui si apre la prima diacriba. Duo testa, la signora se l'ha chiamato duo testa, non l'ha fatto da noi all'università. Ripeto, la legge regionale ha riconosciuto la biochimica clinica di Chieti e la genetica di Chieti quale punto per fare lo screening. Ora, lo screening è l'applicazione sistematica di un'analisi, perché si vuole controllare una patologia. Ok? In questo caso, nel caso della diagnosi prenatale, si vuole controllare la frequenza di nascita della sindrome di Down. Ora la signora fa il duo testa. Il duo testa non viene fatto da noi, ma per semplificare anche per gli altri che ci sentono, è il test. Loro lo chiamano duo test, ma è il bitest, o meglio ancora test combinato. Ecco, noi lo chiamiamo test combinato, combined test, come lo chiamano gli inglesi, in cui tu fai la traslucenza nucale, va bene? Fai la datazione dell'età gestazionale ecografica e poi dosiamo due ormoni entro la tredicesima settimana, va bene? E c'è il risultato. Ora, questa signora probabilmente non ha capito bene, lei deve prendere il risultato totale, non le può dissociare, cioè non mi può fare la traslucenza nucale che, se non ho capito male, è 1,6, quindi andrebbe benissimo, andrebbe. E poi invece valutare gli ormoni, perché quando si fa così è il laboratorio che, non potendo adoperare un cutoff, facendo poche analisi, eccetera, insomma, non dovrebbe fare queste cose. Insomma, signori, queste sono cose serie. Allora, O se viene mi fatto, ascolta, allora se o viene rifai. fatto. Ecco, la signora si può rivolgere a me, mi porta l'analisi, gliela guardo io. O queste cose vengono fatte in centri riconosciuti, oppure non si devono fare, perché si finisce per danneggiare per danneggiare le La gravide. signora E è fa. anche loro lo devono capire. Il medico deve essere sincero da questo punto di vista. C'è il centro universitario riconosciuto che fa 3.500 analisi su queste, ha un'esperienza lunga, sa praticamente quali test si possono applicare. Allora, da quello che mi dice la signora, c'è uno scollamento fra traslucenza nucale, in cui il ginecologo direbbe che il bambino sta bene, ed è vero, dai risultati. È vero, però non è che puoi dare la certezza assoluta. Vedi, noi italiani siamo sempre ancora individualisti. Ma no, perché dietro l'individualismo poi non fatemi Adesso dire cosa mi ha c'è. fatto la domanda se corre il rischio di avere un Allora, bambino ma da. non si può dire tu per la traslucenza nucale non hai rischio. Quant'è la detection rate della traslucenza nucale? 60%. Sei un bravissimo ecografista, 60%. Mi spingo, 65%. Se fai soltanto i due analiti, quant'è? 70%, 71%, precisione. Ma perché se li abbiniamo insieme arriviamo all'85%, no? 83-85% non li mettiamo insieme? Ma perché dobbiamo continuare a fare le cose individuali, non pensando invece al bene della signora? Questo è il punto fondamentale. Allora, la signora può rivolgersi benissimo chiamando allo 0871 355 41 38, mi porta l'analisi, gliela vedo io e vediamo che cosa si deve fare. Bene, grazie, grazie. È un fiume in pieno, professor Palma. Professore, le faccio vedere la scheda che abbiamo preparato come ogni settimana per avviare la nostra discussione. È la via sicura per avere figli sani che passa appunto attraverso questi test messi soprattutto a regime dall'Università di Chieti. Le considerazioni, l'analisi è di, come sempre, di Antonella, sono come sempre di Antonella Micoletti. In Italia una donna su 5 in Abruzzo, il rapporto è di 1 a 15, si sottopone ad una diagnosi prenatale, ovvero ad uno o più esami in grado di fornire informazioni utili sulla salute del feto che ha in grembo. Ricerca e sviluppo tecnologico hanno permesso di introdurre indagini sempre più complete e innocue, oltre che sicure, sia sull'andamento della gravidanza che sulla salute del nascituro. Oggi la diagnosi prenatale comprende una serie di esami e di indagini invasivi e non invasivi per individuare patologie cromosomiche, malattie genetiche infettive, ematologiche, malformazioni congenite e infezioni fetali. Basta un prelievo di sangue della madre, dunque alcuni semplici test non invasivi messi a punto anche dai ricercatori dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti per essere sicuri di avere figli sani, con l'obiettivo di selezionare in modo più rigoroso le donne da far sottoporre successivamente all'amniocentesi e alla villocentesi. E allora, questo è lo spunto di discussione che ci ha fornito Antonella Micoletti. Così semplice, professore, dal prelievo di sangue che cosa emerge? Allora, ecco, noi dal prelievo di sangue fatto
in alcune tanto epoche. In quale parte del corpo si fa il prelievo? Il sangue periferico. Sì. Un semplice prelievo, di poche gocce di sangue, tra l'altro, insomma, servono per andare a dosare certi analiti nel primo e nel secondo trimestre. Allora, fino a prima, fino al 2000, diciamo così, i test più in voga erano il B-test e il tri-test. I test nascono in Inghilterra, nascono. 1982 il governo inglese dà la gratuità della diagnosi prenatale, villocentesi o amniocentesi, allora soprattutto era ancora l'amniocentesi, villocentesi ancora non era ancora... Allora si stava mettendo a punto. E nell'85 portarono i primi risultati e il governo inglese, che è insomma un governo che ai conti ci tiene bene, capirono che l'investimento di soldi che avevano fatto era pessimo, perché a fronte del 30% di Down che trovavano, questi test vengono fatti sempre per la sindrome di Down, come anche l'amniocentesi, perché la sindrome è più frequente, se non ci fosse la sindrome trisomia, di Down non si potrebbero fare 21. Né test invasivi, certo, né test non invasivi, insomma cominciamo a scoprire le carte in modo serio. Allora loro capirono il perché. Perché si scoprì allora che il 70% di Down nasce da donne sotto i 35 anni. Quindi loro a fronte di non so quanti pound avevano investito, trovavano solo il 30%, cioè su 10 Down tu ne trovi 3. Risolvi il problema sociale se lo vuoi risolvere? No, non l'hai risolto. Allora loro si bloccarono, chiamarono Wald, come Kanick era il ginecologo, Wald come statistico e un terzo che in questo momento sarebbe interessante insomma ricordare tutte e tre. Come arriviamo ai giorni d'oggi? E loro dissero: a parità di soldi, disse il governo inglese, mi dovete mettere sul sistema che trova il 70% e non il 30%, cioè ribaltiamo il risultato. E loro iniziarono mettendo su prima il B-test e poi il tri-test nell'89. Portarono i risultati, io mi ricordo che stavo in Inghilterra per altri motivi, era una domenica uggiosa, e andai a sentire questi risultati che mi piacquero molto, mi entusiasmarono, diciamo così, in cui loro, attraverso il tri-test applicato su tutte le donne, quindi si inglobava tutte le donne incinte, non solo quelle sopra i 35 anni, ribaltavano in realtà veramente il risultato. Poi da lì le cose si sono espanse in America, si sono espanse per esempio la Francia, l'ha messo su la legge nel 1995. Poi siamo arrivati noi nel 99. L'Abruzzo sì, l'Italia no. No. La Francia però dà la gratuità alle donne sopra i 38 anni, non a 35 anni, però gli altri stati l'hanno messo così, man mano ha spreadato dappertutto. Poi arriviamo agli anni 2000. Negli anni 2000 il B-test e il tri-test, diciamo che sono superati in questo senso. Questi test rimangono tutti. Però ne abbiamo messi a punti alcuni che in effetti hanno delle detection molto maggiori. Io il tri-test l'ho adoperato per 10 anni, devo dire. Allora, la detection internazionale è 83%, il B-test 82%, il tri-test. Io però devo dire che nel nostro Abruzzo abbiamo avuto sempre quasi il 90%. Quindi ottimi risultati. Okay. Fatto su 30-40 mila donne, adesso non ricordo neanche. Ma non fa niente. Dopo il 2000 invece si mettono a punto. Il primo è stato il test integrato, cioè e non si fanno più i test singoli, ma si fa il test del primo trimestre, test combinato, il tri-test nel secondo trimestre, e si mettono insieme i risultati in un unico software e tu hai un unico risultato. Ora ovviamente si capisce che tu fai 5 ormoni e un'ecografia. Noi ci inventammo allora, io veramente non lo sapevo che l'avevamo inventato. Noi, siccome eravamo esperti del tri-test e facevamo fare a 14 settimane sempre l'ecografia, io ho lasciato questo test, perché questo è vero che l'abbiamo scoperto noi a Chieti. Avevamo visto che praticamente questa ecografia diventava essenziale per la scoperta della trisomia 18. È in forza di questo test che abbiamo fatto noi che si è potuto fare il software, perché noi avevamo visto. È meno grave della 21, quella della Down? Ma più che meno grave, no, è più grave. È più grave. Però non è compatibile con la vita. Quindi teoricamente uno potrebbe dire, io non ne vedo nascere da 25 anni, uno potrebbe dire, vabbè, è un test che non serve. Però, insomma, lo facciamo. Lo facciamo lo stesso, perché anche altre anomalie cromosomiche
La più frequente per cui tutti questi test si fanno è la trisomia 21. Per gli altri non avremmo potuto Infatti, fare niente. Sono constatazioni che si fanno perché tu vai a fare l'amniocentesi, vai a fare la diagnosi prenatale invasiva. Allora, questo test è stato molto importante perché se tu hai un valore degli ormoni bassi, cioè tutti e tre gli ormoni hanno un valore basso, tu sei preservato dalla sindrome di Down. Ma lì è importantissimo l'ecografia. Tornano gli ecografisti. Perché? Se gli ecografisti ti dicono che non ci sono marker ecografici, cioè lo sviluppo del bambino va bene, allora il feto sta sicuramente bene e tu puoi essere tranquillizzato e non fare niente. Se ci sono dei marcatori ecografici, c'è il pericolo della cronia 18. Quindi questo adesso è adoperato un po' da tutte le parti, questo tipo di sistema. Ha aperto una pista. Ha aperto una cosa, anche se io poi ripeto sempre quando faccio questi colloqui, la trisomia 21 è quello che ha consentito di fare la diagnosi invasiva e anche questi test. Infatti si chiamano sempre screening per la trisomia 21, linee guida per la trisomia 21, insomma. È sempre così perché è la sindrome più frequente che associa il ritardo, diciamo così, mentale. Poi l'ultimo, di cui però parleremo dopo, è il test contingente che io non l'ho scoperto io, però il cocktail l'abbiamo fatto nel mio gruppo perché avevamo i dati per poter fare un nuovo cocktail che è il primo in Europa che offriamo praticamente alle donne. E abbiamo capito l'importanza appunto del prelievo di sangue. Il prelievo viene fatto lì all'università, sì, da voi, qua, all'università di Chieti, aula 44. No, no, il prelievo lo facciamo nei laboratori. Ha un costo e lì se la gravidanza è a rischio, questo spetta al ginecologo, e a rischio non pagano assolutamente niente, perché siccome queste le ASL sono convenzionate con l'università, quindi l'università è un ente statale, non è che può farla a scopo di lucro, se non è a rischio la gravidanza, io credo che le ASL prendono un ticket, che io non so adesso neanche quanti, ma 20, 25 euro saranno, adesso Prima di andare da Giglio le voglio chiedere, conta l'età della donna? L'età della donna conta ancora, certo, ma non deve essere il solo parametro da utilizzare per discriminare le donne. L'età della donna che continua a contare deve essere supportata da dati ecografici e sierologici. Faccio un esempio, sempre come faccio alle donne, perché qua ripetiamo un po' la lezione. Tu puoi avere 25 anni, per l'età della donna non sei una persona a rischio. Teoricamente non potresti non fare niente, insomma. Hai 40 anni, o hai 38 anni, o hai 37 anni, ed essere a rischio perché la maggior parte delle leggi nel mondo ti dicono che sopra 35 anni aumentano i rischi della sindrome di Down, e ritorniamo sempre lì. E allora si consiglia l'amniocentesi. Però guarda l'ironia della sorte. Adesso diamo una visione nuova. Tu non utilizzi più solo questo dato, ma utilizzi dati anche ecografici e sierologici. Allora tu hai la quarantenne. La quarantenne fa il test integrato, il cross trimester test, e ha un risultato negativo. Cioè, il test ti dice, cara signora, tu è vero che parti con età a rischio, ma i dati ecografici e sierologici ti dicono che le cose vanno bene. Se vuoi, puoi evitarlo di fare l'indagine invasiva. Diversamente, puoi avere 25 anni, per età non sei a rischio, ma i dati ecografici e sierologici ti dicono che c'è qualcosa che non va. E quindi, allora, vedi anche come tutta la sorveglianza è differente, perché tu non dividi attraverso un cut-off che il 35, la popolazione delle donne... Non c'è dei parametri standard sui quali... capito, quindi è chiaro che le cose vanno molto meglio, sono molto più aggiornate, funzionano vale molto meglio. Vale per tutte le donne questo? Per tutte le donne, vale, per tutte le donne. Tutte le donne. Io aggiungo, ecco se posso dire, io aggiungo sempre una diapositiva finale, in cui, perché me lo chiedono loro le donne, dice, ma io ho 38 anni, che rischio ho che il mio test mi venga positivo? Oppure ho 33 anni, che rischio ho? Allora io mi sono dovuto costruire... questa tabella, però per me mi è servita poi per questa, quindi io faccio l'ultima tabella dove dico sì, vedi tu che hai 30 anni, hai più rischi, è più facile che il test divenga positivo rispetto a una 25enne, ma tu 35enne è più facile che il test sia positivo rispetto alla 30enne. Stiamo vedendo in onda questo. Ah, eccolo qua, esattamente, eccolo qua, esatto. Allora, però io quando arrivo a 40, che cosa dico? Proprio per evitare lo stress alle signore. Le signore da 40 in su, proprio perché la probabilità che il test sia positivo è maggiore, io dico, alt, momento, quando noi vi telefoniamo e vi diciamo che il test è positivo, non allarmatevi, dovete parlare con me, ci mettiamo vis-à-vis, guardiamo il test, perché il test invece può essere buono, cioè
non è stato capace di portarti fuori il cut-off 250 che è pure elevato. Per esempio tu hai avuto come risultato 200, 180 o 220. Però se tu hai 42 anni e parti da un rischio 1 a 30, 1 a 40, il test ti ha portato fuori, esatto. Va benissimo. Quindi noi poi dobbiamo guardare gli ormoni e poi lei farà la scelta, che noi dobbiamo solo spiegare nel modo più chiaro possibile, perché poi la scelta la fa sempre la donna e dobbiamo fare quello che per lei è perfetta autonomia, però dietro il consiglio dell'esperto. Vado da Gigliola. Gigliola. Sì, Paolo, sono arrivate alcune mail. Io avevo anche una curiosità. Per la diagnosi prenatale non invasiva, il professor Palca parlava del prelievo di sangue nella madre, ma si effettua anche il prelievo della saliva del padre e quando? Saliva del padre, perché? La saliva del perché? È una curiosità. È una mia curiosità, perché avevo sentito dire che si disconoscimento di paternità. Ma forse per un disconoscimento di paternità. Veniva inserito nella diagnosi prenatale non invasiva il prelievo della madre, avevo sentito dire, ma anche No, assolutamente no. Assolutamente no. Quindi non è una informazione non corretta. Esatto. Allora, invece per quello che riguarda le mail, ho 32 anni e 2 anni fa ho avuto una bambina nata in seguito a parto indotto alla 37esima settimana. E scrive la nostra telespettatrice, ero in gestosi. Il giorno dopo il parto avevo la pressione a 190-110. In seguito intestinopenia 31.000, sono stata curata con cortisone e i valori sono rientrati nella norma. Ora mi è stata riscontrata un'ANA e ENA positività asintomatica. Vorrei tanto ANA ed ENA. Positività. Cioè, Anna ed Ena, che cos'è? Io non so cosa sia. Asintomatica. Vorrei tanto un altro bimbo. Cosa mi consiglia e quanto rischio? Anna e Ena, che potrebbero essere? Ma io questo non Anna e Ena non lo so. Comunque questo è un aspetto strettamente ginecologico, insomma, questo della crisi ipertensiva. Vabbè, io non voglio entrare in questo campo, quello è ginecologico, devono rispondere i ginecologi. Quello che posso dire alla signora è che può contattarmi e io le spiegherò, perché non mi sembra che ci siano gli estremi che sia una donna a rischio a 32 anni, come non può fare i figli? Ma chi l'ha detto? Allora, vado avanti io con le domande. Sono sempre cose che non se dobbiamo vedere in consulenza, non posso rispondere, insomma, a noi l'abbiamo messa a disposizione dei nostri telespettatori. No, va bene, mi può telefonare. No, anche così si farà spiegare cos'è anche Anna e esatto, insomma, vediamo cosa sia, ecco, perché sennò così non ne riesco. Avanti con le persone che vengono da lei ogni giovedì, aula 44 dell'università e un esercito di donne incinte. A che settimana della gravidanza si fa questo test? Questi test, allora... I test si fanno nel primo trimestre e nel secondo trimestre. Allora, il test combinato, che prevede ecografia e poi il B-test, allora tu devi fare, diciamo, il periodo migliore è tra 10 e 12, prima di 10 non si può fare. E questo poi lo stabilisce il ginecologo. Comunque, diciamo che il periodo migliore è tra 10 e 12 e poi a 12 facciamo subito il B-test. Allora, tu puoi, il B-test quindi diventa combined test, test combinato. Tu puoi fermarti a questo test combinato con una sicurezza dell'82%, vedi il risultato e se è positivo noi ti offriamo la villocentesi che facciamo anche noi adesso qui a Chieti. Oppure la cosa migliore è che tu fai il test combinato ma non hai il risultato. Migriamo al secondo trimestre dove facciamo il tritest con un'altra ecografia, quindi facciamo il cross trimester test e hai poi un unico risultato. Con l'abbinamento dei rischi del primo e del secondo trimestre, ecografici e sierologici. Questo arriva nella detection 94-95%, 96%, quasi come l'amniocentesi, insomma, cioè la selezione è molto più rigorosa. Però puoi arrivare anche tardivamente a fare solo il tritest, perché magari tu avevi deciso di non fare niente in questa gravidanza, poi di colpo vieni da me, io sono a 17 settimane. Bene, tutti questi test non li puoi fare più, però puoi fare sempre il tritest, che pure... ha una detection internazionale dell'82%, ma ripeto, io che l'ho adoperato per 10 anni, qui abbiamo quasi sempre avuto il 90%, insomma, potrei dare anche le spiegazioni, ma non è che perché eravamo bravi noi. No, è perché base c'è... di partenza 12 settimane? E il test 15-17 settimane. 17. Quindi se tu sei a 17 non puoi fare questi altri, che sono più validi, sono più selettivi, ecco, la parola è proprio questa, più selettiva, però fai pur sempre un pretest. Da questa analisi del sangue, quali test si possono fare, oltre a questi che ha detto lei? Ce ne sono degli altri?
Poi c'è il problema che inneschiamo alla fine di questa discussione delle cellule del DNA che corrono nel torrente sanguigno materno ed è la novità che sicuramente ci sarà nei prossimi anni, cioè la diagnosi delle malattie genetiche non più attraverso l'indagine invasiva ma attraverso lo studio delle cellule del DNA. Però direi tutto questo pool di cose che noi abbiamo imparato non è che non scompare mai niente dalla scienza, ci sono sempre tecnologie nuove. La glicemia si fa sempre, anche se sono venute tante cose nel diabete, no, per vedere, per seguire, così insomma è qui, niente viene cancellato, si addizioniamo sempre delle cose praticamente nuove che noi scopriamo e che offriamo, insomma, di modo che questo menù si amplifica e la donna poi è come sceglie. Un ristoratore che cambia menù a seconda della stagionalità dei prodotti e dei gusti. Le voglio far sentire una signora che abbiamo intervistato questa mattina a Aula 44 dell'Università D'Annunzio di Chieti. Prima il professor Parca fa una sorta di lezione, mi sembra di capire, alle signore incinte che vengono da lei e poi fanno i test con il prelievo del sangue, i test di laboratorio. Noi abbiamo intervistato la signora che chiameremo Matilde perché non ha voluto svelarci il suo nome, l'intervista è di Gigliola Edmondo, le riprese sono di Gabriele Di Bonaventura. Cosa pensa di questa tecnica innovativa? Credo che sia davvero una cosa importante, non solo per le gestanti, per le future mamme, ma anche a livello di cultura per la nostra regione. Il professor Palca stamattina, prima delle analisi, ci ha spiegato le attività che porta avanti con il suo laboratorio di genetica e da questo abbiamo anche compreso che le abruzzesi sono più consapevoli rispetto a questo tipo di esami, rispetto alle italiane in generali. Effettivamente il trend è ancora basso rispetto all'universo mondo, ma stiamo lavorando. Si tratta in fondo di un test non invasivo, di una tecnica non invasiva che in qualche modo prelude all'amniocentesi e attraverso questo tipo di analisi, che in fondo è un semplicissimo prelievo del sangue, si riesce a capire se il futuro bambino, il feto adesso, potrebbe avere delle malattie genetiche. Quindi penso che senza dubbio sia un'attività importante che porta avanti l'Università di Chieti e che sicuramente dà incoraggiamento. E lei ha già avuto altre gravidanze? No, non ho avuto altre gravidanze, mi ha parlato di questa nuova tecnica, di queste analisi la ginecologa che insomma le ha consigliate caldamente. C'è il B-test e il Tri-test, sono due analisi del sangue propedeutiche che si fanno comparate con una serie di altre analisi come la traslucenza nucale comparata all'età della mamma, all'età gestazionale e anche insomma, attraverso tutta una serie di altri parametri che ovviamente non conosco perché non sono una tecnica del settore, ma che comunque appunto attraverso queste analisi non invasive cercano di capire e di dare una sorta di range di possibilità che questo bambino stia bene o male. E a quale test si sottoporrà? Io al test contingente, che è praticamente un test che con il prelievo di oggi mi aiuterà a capire tra praticamente meno di 3-4 giorni se questo bimbo sta bene o no. Nel caso in cui il test cromosomico desse insomma un risultato positivo, da quel momento in poi sarei sicura, ci ha spiegato il professore, non al 100%, ma comunque con un'altissima probabilità che il bambino sta bene, altrimenti bisognerebbe proseguire con una serie di analisi che poi consiglieranno proprio qui a Genetica. E da quante settimane è stato interessante? È la 12ª settimana e ho capito anche perché proprio in queste settimane si fa questo genere di analisi, perché appunto il professore ci ha spiegato che tra l'8ª e la 12ª settimana il sangue della mamma ha ancora in sé il DNA e tutta una serie di insomma, possibilità di analisi cellulari che non avrebbe più in là. E quindi è importante il prelievo in questo momento. E allora intanto in bocca al lupo alla signora che abbiamo chiamato Matilde per la sua gravidanza. Professore, intanto molto preparata. Sì. Uno, molto preparata. Ha capito molto bene, mi sembra. Ha detto che dovrà fare l'esame contingente. Che significa? Allora, l'esame contingente non è un test che abbiamo inventato noi. Il cocktail che utilizziamo, sì, l'abbiamo utilizzato noi. Adesso... E se possiamo mettere le diapositive in regia, la diapositiva, quello delle frecce. Sì, tanto lei può parlare tanto allora, Massimo. Ecco, no, allora, prima delle frecce mettiamo anche quelle celluline, sì, facciamo vedere così, facciamo vedere tutte e quattro. Sì.
Tanto lei può parlare, perché allora, tanto che la regia... Da eccole qua, guardi, a 13 settimane, eccole. Ecco, da 8 a 13 settimane corrono il circolo materno le cellule fetali, perché passano la placenta in un certo numero che noi siamo riusciti anche a quantificare. Diciamo che in ogni cc di sangue noi ci troviamo due cellule fetali nel circolo materno. Quindi diciamo che se noi prendiamo, insomma, un 15 cc di sangue, una siringa di sangue, troviamo almeno 30 cellule fetali con cui facciamo tutti i tipi di diagnosi, riusciamo a fare. Queste cellule muoiono anche e liberano il DNA. E allora si può studiare anche il DNA. Allora i due filoni di ricerca sono questi. Gli americani hanno scelto lo studio del DNA, va bene? Per tre patologie, trisomia 21, trisomia 13 e trisomia 18. Noi che siamo più esperti sulle cellule, per il momento abbiamo scelto le cellule, poi potremo passare anche al DNA perché ce l'abbiamo le tecnologie per il DNA. E su queste cellule che si vedono, sì, noi studiamo quattro patologie su cui diamo la sicurezza al 100%, trisomia 21, trisomia 13, 18 e la triploidia. Noi ci possiamo mettere anche la triploidia, diciamo così, che è quella condizione quando un uovo è fecondato da due spermatozoi. Allora, quando due spermatozoi arrivano insieme, l'uovo non è fecondato da uno spermatozoo e un ovocellula, per cui si riforma lo zigoto a 46, ma in questo caso sarà 23 più 23 più 23, 69. Ma mai nessuno è nato con questa patologia. Troppo grave, come anche le trisomie 13 a 18, io sono 25 anni che non ne vedo più. Ora, se si guarda attentamente questi spot, si vede bene come si vedono. E questa, per esempio, per la trisomia 21, noi per ogni cromosoma 21, che ne sono due perché uno deriva dal padre e uno dalla madre, vedete che ci sono due spot azzurri e due rossi. Proprio perché ne facciamo due, perché per uno ci potremmo anche sbagliare, ma su due assolutamente no. Poi per chi è esperto in materia vede chiaramente che lì non ci si può sbagliare. Noi che non siamo esperti ci affidiamo a lei. Ma si vedono benissimo i due. Ma io quando lo spiego alle donne, le donne lo capiscono bene. Se possiamo mettere la prossima. Prossima diapositiva, ecco. Beh, ecco. Questa vedete che invece gli spot sono tre. Tre, sì. C'è una trisomia 21. C'è una trisomia, ovviamente, questa è una cellula, noi non la guardiamo in una cellula, ma voglio dirvi, vedete, ma perché questa non è una tecnica nuova, è una tecnica che noi utilizziamo da 20 anni, 25 anni, forse anche di più. Quindi io lo dico sempre, perché dico, signore, attenzione, non è che voi siete le cavie. Noi è il cocktail che vi faccio vedere adesso che abbiamo studiato prima, ma queste cellule, le tecnologie per queste cellule sono cose molto vecchie, molto affidabili, diciamo così, che noi abbiamo adoperato per la diagnosi di tante, per esempio gli attecchimenti di midollo, ancora adesso li facciamo per lo studio delle leucemie, eccetera. Quindi voglio dire, ma già, allora mettiamo l'ultima diapositiva. Ma già da quella che abbiamo visto prima con i tre spot rossi è già un segno identificativo di certezza, da un certo, in questo sistema messo è sicuro al 100%. Anche se con molta cautela, come io dico alle donne, con molta cautela lo facciamo molto precocemente, perché ci riserviamo sempre di dare alla donna la possibilità di fare magari l'amniocentesi se poi lei non è sicura. Certo. Perché adesso si capisce che c'è un cambio culturale, e il cambio culturale non è che avviene così facilmente, insomma, bisogna lavorarci, bisogna convincersi, bisogna portare risultati. Allora, ma per prima siamo noi quelli che siamo prudenti per evitare di sbagliare. Allora, l'ultima diapositiva, così. Esattamente. Allora, questo test contingente, questo grafico nuovo, quello che dovrà fare la signora Matilde. Benissimo, esatto. Allora, se noi guardiamo questo test, noi vediamo in questi test che abbiamo adoperato, noi la domanda è sempre questa: come facciamo a stabilire se un test, un b-test, un tri-test, un test integrato, un grosso test è positivo o negativo? Perché prendiamo un cutoff, scegliamo un cutoff. In tutto il mondo abbiamo preso 250. Ora non sto a spiegare cos'è, ma non è che ci siamo svegliati la mattina e abbiamo detto scegliamo 250. È il frutto di una serie di studi, di calcoli, eccetera. Allora, chi ha un risultato da 251 in su, 300, 400, 1000, 2000, il test è negativo. Chi ha sotto 250, quindi 240, 200, 150, il test è positivo. Quindi a queste si consiglia la diagnosi invasiva, l'amniocentesi o la villocentesi, alle altre invece no. Certo. Adesso nel test contingente invece il cocktail che noi abbiamo preparato è fatto in questo modo: di cut-off ne scegliamo due, noi ne abbiamo scelti
Uno, uno a 30, va bene? E un altro, uno a 900. Allora, uno a 30 cosa vuol dire? Che se tu hai un risultato, uno a 30 vuol dire un down ogni 30 test, ogni 30, cioè ogni test che ha come risultato 29, 28, 25, 20, 15, va bene? Allora, queste sono le donne ad alto rischio. E a queste noi offriamo subito due possibilità. La villocentesi fatta da noi insieme alle celluline, perché per il momento ancora lo offriamo gratuitamente. Ma la donna, spiegato alcuni limiti della villocentesi, che se vuoi poi te lo dico, potrebbe dire: no, professore, facciamo prima le celluline. Tanto possiamo staccare con questa diapositiva. Che sennò no, aspetta, la dobbiamo far vedere ancora. Esatto. Aspettiamo, facciamo le celluline, poi vediamo, perché c'ho sempre la possibilità di fare la minocentesi, che è un'indagine più sicura. Chi ha un risultato sopra 900, 1000, 2000, 2005, 3000, eccetera, come dicono gli inglesi, queste donne sono reassured, insomma, sono rassicurate, il processo si stoppa, basta, finisce. Possono non fare più niente, a meno che non scelgono loro altre vie. Poi c'è l'intermedio, ecco perché è importante. Cioè, quelle che hanno un risultato 50, 60, 80, 200, 500, 600. Queste si chiamano gruppo intermedio. Allora, queste noi consigliamo di migrare e fare il tritest da 15 a 15, 16 settimane, insomma 15 settimane. Integriamo il valore del tritest con quello del B-test che aveva fatto prima, del combined test, vabbè, e rifacciamo il test integrato e riportiamo il cutoff a 250. Se il risultato è superiore, una 300, certo, 400, non vanno più niente. Se è inferiore, fanno la minocentesi. Ok? Quindi, un test un pochettino più complicato, ma che con questi dati messi così, una a 30, una a 900, noi siamo sicuri che non sbagliamo. I dati, almeno provati su 15.000 donne, ci dicono che le cose funzionano bene. Che funzionano bene. E quindi andiamo avanti. Esattamente. Quindi non è che loro devono correre rischi. Anche, ripeto, anche perché... Per quelli che devono fare, che possono fare le celluline, hanno sempre il tempo di fare la minocentesi, certo, se non si sentono rassicurati. Successivamente. Ecco, qui non è assolutamente no. Per cui, poi io sono sicuro, insomma, che secondo me in un giro di pochi anni questo sostituirà, questo diventerà il nuovo metodo di selezione. Poi anche l'indagine invasiva rimarrà, ma rimarrà sempre per pochissimi dati. Sarà successo. Io la contentezza che ho, nel 2000 facevamo 1300 amniocentesi, perdevamo 13 bambini normali ogni anno. Adesso nel 2012 ne abbiamo fatto 314, 3 li perdiamo lo stesso, non va bene, non va bene. Però perché abbiamo ridotto di 1000 amniocentesi, quindi 10 bambini normali risparmiati? Perché le donne e i ginecologi, e qui da questa platea io li voglio ringraziare, i 180 ginecologi che collaborano, perché veramente sono bravi, e proprio perché poi ne sono così tanti vuol dire che lavorano bene. Sono contento, anche se qualche volta ci azzuffiamo, però io sono contento, la solita, di lavorare con loro. Dialettica democratica. Io mi fermo per la pubblicità, sono le 21:49, poi vado da Gigliola con la lettura delle mail dei nostri telespettatori. Un po' di pubblicità. :23, siete in diretta su Rete 8, nuova puntata di Rete 8 Salute. Questa sera, stiamo parlando di diagnostica prenatale non invasiva, lo stiamo facendo con la professor Palca, Gian Domenico Palca dell'Università D'Annunzio di Chieti, che ci sta illustrando questa metodica, questa tecnica che di fatto ha l'ambizione di così arrivare nel concreto ad una scrematura di tutte le donne che poi si sottoporranno ad eventuale amniocentesi e villocentesi. Io vado da Gigliola in redazione per sapere se sono arrivate altre mail dei nostri telespettatori. Gigliola? Sì, Paola scrive: ho 34 anni e un anno fa ho avuto un aborto spontaneo alla nona settimana per trisomia 14. Ora sono di nuovo incinta e sono alla 12ª settimana. Mi sono sottoposta a villocentesi per una scelta personale condivisa con mio marito. Il mio ginecologo mi ha tranquillizzata dicendomi che le sindromi cromosomiche sono legate alle singole gravidanze e che quindi non c'è un rischio aumentato in questa seconda gravidanza. E quindi chiede al professor Palca se esiste un tempo oltre il quale cessa il rischio di aborto dopo la villocentesi.
Beh, certo, la villocentesi, come anche la meningocentesi, ha questo rischio di aborto pari all'1%, in genere, vabbè, queste sono anche domande di tipo ginecologico, insomma, Ginecologici, sì. quindi io insomma, posso rispondere Vabbè. così, in genere 6-7 giorni, insomma, C'è il rischio, può durare. esatto, insomma, poi praticamente il rischio svanisce, insomma, ecco. Allora, vado avanti io. Allora, siamo fermi ai nostri test sul sangue. Quando iniziano, professore, questi test? Iniziano a 12 settimane. Sempre, per tutte. E per tutti, sì, 11-12 settimane, ripeto, anche perché il gioco delle celluline, per questo studio nuovo, si può fare fino a 13 settimane, insomma, si può fare. Perché li chiamate test di probabilità? I B-test, i pre-test, questi sono tutti test di probabilità, perché altrimenti sarebbero diagnostici, quindi esprimerebbero una Con quelle diagnosi. Esatto, percentuali alte che ci diceva prima. questo invece è un criterio, è un modo, attraverso questi test di probabilità, di selezionare quelle donne che hanno appunto una probabilità maggiore rispetto alle altre e che fanno la diagnosi invasiva che invece è diagnostica. Quindi ecco perché io non do mai molta importanza al fatto, ma sono test diagnostici, non so. Noi dobbiamo arrivare ad un criterio di selezione maggiore per avviare alla diagnosi invasiva quelle poche donne che hanno un rischio aumentato e non fare tutta questa massa di diagnosi invasive che comporta la perdita di tanti bambini normali. Amniocentesi, villocentesi che abbiamo detto all'inizio, 100-150.000 ogni anno. Ci sono controindicazioni, rischi da questi semplici test? No, questi test sierologici, no, assolutamente no, non c'è, no, perché sono un prelievo di sangue Nessuna normale. controindicazione Assolutamente no. e i risultati sono sempre sicuri. Ecco, cioè il risultato della selezione delle donne sì, è molto sicuro, è molto elevata. Certo, se tu ti vuoi riferire al falso negativo, cioè che il test non è capace di selezionarti perché tu hai un risultato, che il test è normale, poi purtroppo ti nasce un down, questo può anche capitare, ma può capitare in un qualunque tipo di analisi. Il problema è di vedere la frequenza. Ora noi con gli ultimi test che facciamo, ma siamo a frequenza di 1 a 7.000, 6.000, 7.000, non vengono contati più. Perché prova a immaginare se fai 7.000 interventi chirurgici, che dentro non ci sono complicanze? No, appunto. Allora, un conto se uno ti dicesse i falsi negativi, ce ne hai, non so, uno su 500, uno su Ma che vuol 1000. dire falso negativo? Falso negativo significa che tu il test è negativo e il bambino sta male. Capito? Quindi è un falso negativo. Esa, E quello è un quindi c'è anche un falso. falso positivo? C'è anche un falso positivo, cioè che tu appunto hai il test positivo e il bambino sta bene. Ora, anche questi tu li devi sempre ridurre attraverso criteri sempre più selettivi. Quindi, per dire, tu con il pre-test avevi praticamente un 8% di falsi positivi. Col cross trimester test abbiamo un 1%, col test contingente arriviamo a 0,5. Capito? Che poi quelle sono le amniocentesi gratuite, le abbiamo ridotte al lumicino, quindi vuol dire che questi test funzionano bene nel selezionare, insomma, queste donne. Poi ci può essere sempre, ripeto, questo, ma noi dobbiamo sempre dire allora, ma perché con la diagnosi invasiva che è più sicura? Quando Sono le donne firmano, mi firmano praticamente che noi sbagliamo un'amniocentesi ogni 3.000. Ogni 3.000 amniocentesi ne sbagliamo una. Qua se il falso negativo è 1 su 7.000, sono migliori questi test, insomma. Vado da Gigliola in redazione. Gigliola. Sì, ci sono varie email. Patrizia scrive: mia figlia, 35 anni, ha ereditato la poliposi familiare dal padre che ora ha 65 anni. È stata sottoposta a colectomia, asportazione della tiroide e asportazione di adenoma all'ampolla di Wöther. Ha eseguito anche il test genetico che non ha dato risposta negativa. Vorrebbe un figlio. Quali esami consiglia di fare? Soprattutto pensa che la gravidanza possa essere pericolosa? Ah, siamo sempre lì. Vista Sfera di così, detta cristallo. così, bisogna vedere che tipo di poliposi, insomma, perché adesso io questo non ho capito bene, perché se la poliposi adenomatosi nel colon, il gene è mutato, il gene APC è modificato perché è una malattia genetica, è un tumore genetico, quindi bisogna rivalutare bene questa situazione di questa signora. Se invece una poliposi di tipo differente, allora intanto mettiamo da parte questo aspetto. Allora, se questa non è una forma ereditaria, lei può affrontare benissimo la gravidanza. Se
Se invece il gene APC è mutato, certo, i suoi figli hanno il 50% di possibilità di ereditarlo. Quindi, e allora, in quel caso lì, è lei che la scelta la deve fare prima. Quindi anche questa, direi, è una cosa da valutare attraverso una consulenza che dobbiamo fare, insomma. Perché in genetica poi si deve essere precisi, questo è il problema, insomma, altrimenti non... Gigliola. Ci scrive anche un uomo, Giulio. E mia moglie ha 27 anni ed è affetta da neurofibromatosi, NF1, senza sintomi. Ora è incinta di 2 mesi e vorremmo fare dei test prenatali per scoprire se anche il feto ne è affetto. Quali esami ci consiglia e in quale settimana di gestazione? Purtroppo la neurofibromatosi è una malattia genetica dominante, il cui gene è un gene molto grande che si trova sul cromosoma numero 17. Allora, la diagnosi prenatale, perché è difficilissima, la diagnosi prenatale della neurofibromatosi io non credo che si possa fare sic et simpliciter, proprio perché non ci sono mutazioni canoniche. Allora bisognerebbe che la signora, anzi l'avrebbe dovuto fare prima, studiare il suo gene e vedere che tipo di modificazione ha indotto questa neurofibromatosi. E se lei ha fatto questo, allora possiamo anche vedere, io devo studiare bene prima il tipo di modificazione che c'è stato sul gene e vedere se lo posso vedere praticamente poi in diagnosi prenatale. Quindi è una cosa da andare a valutare. Il fatto che lei sia sintomatica, anche qui la malattia genetica non è mai uguale, perché praticamente c'è sempre un'espressività che è differente. E c'è chi ha un'espressività al 100%, quindi la malattia si manifesta in modo molto grave, e c'è chi invece la malattia si manifesta in modo blando, oppure in chi non si manifesta per niente, pur avendo la mutazione nel gene. Quindi direi che questa della signora è una cosa, lo stesso, un po' complicata da valutare in sede di consulenza, insomma. Ecco. Torniamo ai nostri test, professore. Permettono di accertare soprattutto la trisomia 21, quella che viene conosciuta da tutti come sindrome di Down. Forse per questo che sono nati. Esatto, sono nati per questi, perché se tu non hai una valenza di una patologia che ha una rilevanza sociale, questi test si vanificano. Ecco perché io dico sempre, anche le donne lo imparano, io la prima lezione che faccio il mercoledì, queste che vengono a fare direttamente l'amniocentesi e la villocentesi. Che cosa si vede la sindrome di Down? Ecco, vedete, avete imparato anche voi. Perché dite la sindrome di Down? Perché è quella più frequente ed è quella compatibile con la vita. Ed è così. Ora, è la più comune anche. È la più comune, esatto. Perché è quella più frequente, quella più comune, perché ha consentito di mettere su questi test. Se non ci fosse stata la sindrome di Down, tutto sarebbe stato vanificato. Anche perché poi rappresenta le 4 patologie che ho detto prima, rappresentano l'80% della patologia genetica. Se noi a queste ci mettiamo un 10% di quelle sessuali che non hanno ritardo mentale, alcune possono comportare un'infertilità, e quindi sono un reperto occasionale, perché in questi test non sono positivi, e le traslocazioni bilanciate, lo stesso, le persone sono normali, il test, siamo arrivati al 99% probabilmente, cioè rimane un 1% di patologie rarissime. Che sono queste qui, altre. E che tu vai a fare, che tu provi accidentalmente, ma perché fai l'amniocentesi per la sindrome di Down? Perché altrimenti sarebbe inutile andarla a fare, insomma, per altre... Cioè, voglio dire, per esempio, la signora per sua scelta ha fatto la... aveva avuto una trisomia 14, ma probabilmente adesso non so come l'abbiano fatto a stabilire, però evidentemente il consulto non ha avuto una consulenza molto buona, perché la trisomia 14 non è ereditaria e non è compatibile con la vita. Trisomia 14 che... Perché sono 3 cromosomi 14, i cromosomi sono da 1 a 20. L'equivalente che malattia è? Non c'è una patologia codificata, che è talmente raro, comunque il feto è sicuramente molto malformato, questo non ci sono dubbi. Vado da Gigliola, in redazione. Gigliola. E ancora un uomo, mi chiamo Piero, ho 41 anni e sono affetto da sindrome di Usher. E chiesi circa 10 anni fa informazioni in merito alla mia malattia e rischi di trasmissione in caso di paternità con mia moglie, che non è affetta da questa patologia. Vorrei sapere di più, sia in termini di probabilità di trasmissione del gene che in termini di eventuale diagnosi prenatale. Allora, io non ricordo bene in questo momento la sindrome di Usher, quindi non posso dire se è una malattia dominante, recessiva, X-linked, perché insomma la malattia sono 15.000, io non è che le posso... Però della trasmissione, le più comuni, sì, la sindrome di Usher è sicuramente una malattia molto rara, quindi la dobbiamo verificare
insieme prendere Orphanet e vedere insomma la Bibbia dei genetisti, e da lì io posso vedere insomma quello che lui può fare. Va bene, altre mail, Gigliola, se no vado avanti io con le mie. Sono una ragazza di 27 anni, vorrei sposarmi tra un anno ed avere un figlio. Dato che ho uno zio paterno malato di distrofia muscolare, volevo chiedere se è possibile che io sia portatrice di questa malattia. So che è una malattia legata al cromosoma X, esatto. Devo fare qualche test genetico? Allora, va bene, anche qui lei ha detto tutto bene, perché è una malattia portata al cromosoma X. E ammalano solo i maschi, ecco perché lei ha uno zio. Allora bisogna vedere adesso la parentela che lei ha con la mamma, con i nonni praticamente. Cioè come c'è la parentela, perché se per esempio la parentela viene attraverso il padre non ha nessun rischio, basta. Non ce l'abbiamo. Se invece è una sorella della mamma, allora io lo devo valutare, insomma. Un piccolo rischio ci potrebbe essere. Stiamo facendo delle... Sono sempre consulenze da farsi, insomma. Stiamo facendo delle diagnosi tesi. Senta, professore, quando la situazione è gemellare... Questa è una bella domanda. Il test è più complicato, si fa doppio, come funziona? No, il test è sempre... Si fa doppio, è una mia battuta. Certo, ho capito. No, la domanda, anzi, è importantissima. Oggi me l'ha fatta proprio una signora che... Sì. Noi la trascuriamo perché in genere, insomma, le gravidanze gemellari ci sono, però poi nel parlare uno se ne dimentica. Questi test hanno tutti una valenza, i test sierologici hanno una valenza inferiore. Va bene, il test sulle cellule, come anche sul DNA, in questo momento io non me la sentirei di farlo, l'escluderei, perché non ho una casistica e non potrei dare sicurezza. Quindi potrei chiedere solo a una donna, non so, se tu mi dai il sangue 10 cc, che è un prelievo così, perché io ci studio, ma sempre in via sperimentale. State cominciando ad accumulare una casistica. Come no, per Bacco, tutte le prime donne che abbiamo fatto vanno benissimo, c'è una precisa corrispondenza. Gemellari. Tutte quelle che hanno fatto le celluline hanno avuto la risposta prima dell'amniocentesi, poi l'amniocentesi ha confermato. No, nel caso di parto gemellare. No, sul gemellare, sulle cellule, ripeto, in questo momento non si possono fare. I test sierologici... E test combinato, tri-test, cross-trimester, test integrato, hanno una valenza però almeno diciamo 10% in meno. Insomma, sembra abbastanza elevato, no? Sempre buoni, insomma. Però ecco, la gravida deve sapere praticamente. E in questo caso si fa amniocentesi o villocentesi oppure... Ma se si può evitare sembra meglio, anche nella gemellare il rischio è doppio, che se no fa due buchi, quindi non è uno. Quindi anzi loro... C'è una gravidanza rischio, più difficile. Nel pratico, il rischio in caso di amniocentesi e villocentesi qual è? 1% di abortire. No, il rischio pratico che possa abortire il feto? Sì, esatto. Ogni 100 donne che fanno... C'è un rischio. Uno schiova ed è purtroppo un bambino normale. Ecco perché state portando avanti questa... Perciò noi, capito, abbiamo fatto questa politica, ma questa politica è un po' mondiale, in tutto il mondo, solo noi. E c'è quest'area, perché tutti ci siamo accorti che non è possibile, insomma, applicare così in modo indiscriminato queste tecniche invasive. Benissimo che ci devono stare, però vediamo di riservarle a quelle che hanno veramente un rischio aumentato. In situazioni di fecondazione assistite. Va bene, abbiamo, aspetti, abbiamo una telefonata in linea e poi le rifaccio la domanda. Pronto Rete 8? Buonasera. Sì, da dove chiama signora? Volevo fare una domanda al dottor Panca. Sì, da dove chiama? Da Lanciano. Sì, dica. Io volevo sapere se con una fecondazione in vitro c'è una percentuale in più di avere praticamente un bimbo con la sindrome di Down o con una gravidanza gemellare. Cioè se con la fecondazione, la domanda è se nella fecondazione... Sì, con la fecondazione in vitro c'è un rischio aumentato di avere un figlio con sindrome di Down? Sì. No signore, io devo dire che i miei dati non mi dicono così. Io praticamente ho avuto praticamente due gemelli e mi è capitato di avere un bimbo con la sindrome di Down. Noi prima praticamente di avere questi due gemelli siamo venuti a fare tutti gli esami genetici, infatti sono risultati tutti bene gli esami genetici. Dopo invece abbiamo avuto questa sorpresa di un bambino con la sindrome, infatti abbiamo avuto anche modo di
parlare con il dottor Parca. Con me, quindi? Il dottor Parca ci ha detto che si può avere una percentuale in più di avere un bambino con la sindrome e con la fecondazione in vitro. No, non so se ho capito bene. Allora, signora, lei ha avuto una gravidanza gemellare da fecondazione assistita, sì, giusto? Sì. Allora, ha fatto questi test che sono risultati negativi. Poi sì, i due bambini signora, nati. Deve abbassare il volume del televisore, sennò ci arriva la sua telefonata distorta. Le chiedo scusa. Sì, ok. Ecco. Poi, i due bambini nati sono stati normali oppure no? No, io ho un bambino affetto dalla sindrome di Down. Sì, ma era uno dei due gemelli oppure no? Uno dei due gemelli. Oh, ecco, allora, purtroppo lì, come dicevamo sulla domanda fatta adesso, sì, i test sierologici in caso di gemellarità hanno una valenza inferiore perché il sangue dei due feti si mescolano e quindi non è facile andare a vedere chi è affetto da chi non è affetto, perché non è che uno, adesso faccio la battuta, tu sul braccio sinistro puoi prendere il sangue di un gemello, sul sangue destro prendi quello di quell'altro, assolutamente no. Il siero corre, si mescola e quindi nel caso suo i test sono risultati negativi perché in questa mescolanza gli ormoni non erano alterati a tal punto da far venire il test negativo, se ho capito bene, giusto? Perché i test che lei ha fatto erano negativi. Sì, sì, erano tutti negativi. Erano negativi, ecco. Adesso che mi risulti a me l'in vitro fertilization non ha una maggiore incidenza di sindrome di Down. Ho capito. Io potrei dire che in linea generale nelle donne che si sottopongono alla fecondazione assistita, se il rischio della popolazione generale di avere un figlio handicappato è il 2%, in caso di fecondazione assistita darei un rischio empirico del 4%. Ecco, quello che ho capito, 4%, ho capito. Quindi è un po' aumentato, però... È un po' aumentato, ecco. Infatti lei mi aveva detto in questo modo, infatti. Quindi sono ancora di questo avviso che purtroppo è così, insomma. Lì lei è stata sfortunata, nel senso che nella gravidanza gemellare purtroppo uno era affetto e uno no, e quindi non era... Era già stata dal professor Palca, signora? Dimmi? Era già stata dal professor Palca, mi sembra. Sì, sì, sono stata dal dottor Palca, sì, sì. E quindi era per avere una certezza di quello che le aveva detto sì, occasione della visita. Di parlare col dottor Parca perché mio figlio ha avuto anche altri problemi, però non dovuti a fattori di genetico praticamente. Ho capito. Va bene, grazie signora. Grazie, arrivederci. Grazie. Allora, professore, io invece le avevo chiesto la gemellarità, così vedete, è uscito proprio per questa è una gravidanza gemellare, gli ormoni si mescolano mentre nella gravidanza singola. Quasi sicuramente quel test sarebbe stato positivo e quindi tu potevi consigliare di fare l'amniocentesi, in questo caso invece no, nella gemellarità, ecco perché io dico almeno un 10% di meno. Sì. Situazione di fecondazione assistita? Va benissimo. Tutto assolutamente. Va benissimo, non ci sono problemi. Non ci sono. Dalla letteratura si evince che nel circolo materno corrono sia cellule fetali che DNA fetale, è vero? Certo, perché passano le cellule muoiono e si libera il DNA. Quindi tu hai due popolazioni, le cellule e il DNA. Allora, gli americani in questo momento hanno scelto di adoperare tecniche molecolari, insomma, soprattutto la Next Generation Sequences, che comunque anche noi qui a Chieti è una tecnica molto sofisticata, che comunque anche noi facciamo, insomma, per cui, anzi, non è detto, io comincio a spingere i miei a cominciare a studiare anche il DNA, perché le prospettive potrebbero essere anche maggiori per patologie più rare rispetto alle cellule. Noi, d'altro canto, abbiamo scelto le cellule perché siamo citogenetisti e avevamo maggiore esperienza in questo campo. Differenza è? Poi ogni due anni noi ci vediamo qui a Chieti, quindi la prossima volta verrà Diana Bianca, ritornerà Ben, Cacol, eccetera. C'è questo interscambio. Esattamente, vediamo i risultati, se conviene andare ancora avanti con queste due cose oppure se mettete prendere il migliore e continuare a confronto. Sì, mettiamo, sì. Cos'è possibile studiare da questa situazione? Con le cellule, in questo momento, queste quattro anomalie cromosomiche che io ho detto, con una sicurezza al 100%. Anche se, ripeto, la cromosoma 13 e la cromosoma 18 non sono compatibili con la vita, quindi è una cosa pleonastica, diciamo così, perché muoiono, insomma, quello che sfugge al filtro naturale
muora 16, 17, 18 settimane. Con il DNA, dicevo, lo stesso, tre patologie. Però, ecco, il DNA, devo dire questo, che nella prospettiva futura, mentre sulle cellule in questo momento io direi è difficile andare avanti con qualche altra patologia cromosomica, perché queste sono le più frequenti, rappresentano. Certo. Il DNA invece mi apre prospettive di studio di altre anomalie cromosomiche, però mi aumenta anche l'ignoto davanti, perché se noi mettiamo su il DNA, chi mi dice a me fra 10 anni che la donna va in un qualunque laboratorio, fammi il DNA, DNA c'è il responso, allora diventa pulizia etnica. Insomma, diventa molto pericoloso. Insomma, fra 10 anni direi, la inviterò. Fra 10 anni io sono in pensione. Spero anch'io di essere andato. Perché, ecco, appunto, su queste cose qua bisogna stare sempre attenti, tenere accollata la tecnologia, l'etica e la morale alla scienza. Lei, tra l'altro, fa parte di un comitato specifico di... No. Ha avuto un premio un premio una volta per l'etica, se non sbaglio, non ricordo male. Io dico perché, stando a contatto con questa alta tecnologia, mi rendo conto che noi ricercatori spesso ci dimentichiamo dell'etica e della morale, e non va bene, perché l'etica e la morale deve stare sempre vicino alla tecnologia. Perché altrimenti noi rischiamo di cadere in situazioni molto pericolose. Molto pericolose. Io ho ancora 2 o 3 domande. Test nel sangue manda in pensione amniocentesi, villocentesi, test genetici, come detto in apertura, se ne fanno fin troppi in Italia. È quella la strada, quella del pensionamento? Saranno sostituiti integralmente da questi test che fate voi nel sangue? Ma io ci penso può dare anche una prospettiva temporale? Io penso di no, io penso che, come penso di averlo detto prima, tutte queste tecniche rimangono. Il problema è di riservarle sempre più alle donne che hanno un rischio aumentato di una patologia. Quindi io penso che non vanno in naftalina l'amniocentesi, la villocentesi, eccetera. Certo, le prospettive sulle cellule, sul DNA, aprono uno scenario nuovo, su questo non ci sono dubbi. Sono questi test genetici. Sì, esattamente, questi test aprono uno scenario nuovo, perché quello che prima tu magari potevi andare a vedere con la villocenza e l'amminocenza, adesso lo puoi vedere dal sangue. Però rimarranno sempre delle situazioni, adesso non so dire se per sempre, rimarranno sempre delle situazioni in cui tu ricorrerai all'amminocentesi o alla villocentesi, perché praticamente non hai la sicurezza assoluta. Sì. Ecco, poi dipende dagli operatori, allora ecco perché dicevo, il menu più è ampio, più tecniche abbiamo a disposizione, più accurata è la diagnosi, più sicurezza diamo alla donna. Con questo metodo si evitano aborti, no? Abbiamo detto. Si può fare una percentuale? 1%, 2%? No, i test sono completamente innocui, come anche lo studio delle cellule e del DNA, sono innocui perché tu lo fai dal sangue. Lo fai, prendi il DNA fetale. Nel senso, evitando tutti gli accertamenti invasivi, praticamente si evitano degli aborti che sono causati, ma c'è una percentuale... Io per esempio ho detto che nel 2000 noi facevamo 1300 amniocentesi, adesso ne facciamo 300, quindi ne abbiamo ridotte di 1000, abbiamo risparmiato 10 bambini. Adesso il conto non l'ho fatto perché il conto matematico, però... È una percentuale. È una percentuale. Adesso io mi auguro che nei prossimi 3 anni... perché entro queste 300 ci sono sempre una quindicina di anomalie. Le anomalie rimangono sempre quelle, però se sono 15 anomalie e io mettiamo il conto che ne erano 315, sono 15 anomalie, ho fatto 300 amniocentesi che si potevano evitare. Io allora devo trovare il sistema per ridurre queste 300, cioè io devo cercare di trovare quelle 15 che hanno solo queste anomalie. Ora non è pensabile che arriviamo 1 a 1, se no sarebbe diagnostica la situazione. Però la cosa importante sarebbe se io nei prossimi 3-4 anni invece di 300 ne faccio 100. 100 quindi 120. Non può andare in pensione. Nei prossimi 3-4 anni non ci va in pensione, no. Quindi 3-4 anni, poi la devo invitare ancora per fare anche una sorta di... Prima della pensione facciamo le casistiche. Facciamo le casistiche. Vado a Gigliola in redazione. Gigliola. Sì,
ce ne sono ancora due se sì, vuoi. Come no? Dunque, Loretta ci scrive dalla provincia di Chieti per avere informazioni e un appuntamento con il professor Palca. Intanto chiede, premette che ha avuto 4 aborti spontanei entro le 4 e 8 settimane. E scrive, io ho 39 anni e cariotipo, giusto si pronuncia? Sì, così, cariotipo. Cariotipo normale, mio marito ha 37 anni e presenta un cariotipo con inversione pericentrica. Del 9? Che del 9. Cromosoma 12. Ah, 12, ma sei 12. In dettaglio cariotipo 46 XY, invariato 12, P12, maggiore Q14, io non so se sto leggendo no, bene. No, no, vabbè, ma ho capito bene. Sì, allora, ci hanno spiegato che molto probabilmente questa anomalia può essere, anzi è, la causa degli aborti. Ed è vero. E la medesima alterazione è mia suocera, mentre mio cognato, fratello di mio marito, non ha avuto un bimbo. Vorremmo che anche lui facesse il cariotipo per chiarire la nostra situazione. È nostra premura approfondire questa condizione di poliabortività e pertanto attende una sua gentile risposta, professor Palca. Sì, sì, no, lei è stata molto chiara e io convengo con lei che dobbiamo parlarne, per cui se lei chiama lo 0871 355 41 38 chiede un appuntamento oppure a Pescara all'ospedale 085 42 52 641 ne parliamo e vediamo di chiarire la situazione. Se non sbaglio Lorella, se non ricordo male, vero Gigliola? Loretta. Loretta, di Chieti, penso che sia più comodo. Vabbè, Chieti o Pescara va benissimo. Comunque sì, e mentre Domitilla scrive, ho due figli, mio marito è affetto da neurofibromatosi di tipo 2, lo era suo padre e lo è suo unico fratello, nonché la figlia di quest'ultimo. I miei bambini sono entrambi sani. Come è possibile? È una casualità? Visto che la malattia si trasmette alla metà dei figli, significa che un eventuale terzo figlio dovrà essere di certo malato? No, 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 è la percentuale del 50%, teoricamente per la legge mendeliana tu fino a 50 figli puoi avere tutto normale, poi la casistica ti direbbe che il 51esimo è affetto, quindi assolutamente no, insomma, quello è un conto matematico che diciamo noi, la malattia genetica dominante è trasmessa al 50% dei figli, è trasmesso. Qui tu ne puoi avere uno, due, tre, quattro assolutamente senza essere affetto, insomma non c'è un canone matematico sicuro e preciso. E quindi anche questa è casistica, professore, se le segni tutte queste situazioni. Siamo quasi in chiusura, sono le 22:22, allora io in chiusura le chiedo, l'applicazione del nuovo test che state offrendo a queste donne gravide, nel pratico, qual è di fatto? L'applicazione? Ci può spiegare l'applicazione di questo test che state offrendo alle donne? È un test nuovo che praticamente consente di fare la diagnosi sulle cellule, quindi di evitare l'indagine invasiva o di ridurla al lumicino. Quindi io con questo nuovo test sono convinto di ridurre quelle crescendo amniocentesi. Adesso quante non lo so, ma penso che se mi prende piede, e sono sicuro che sarà così, 100, 150 in meno sicuramente sì. In quanti anni? Sono tanti anni che la sta... Ma in due o tre anni... No, sono già diversi anni che la sta portando avanti. Sì, ma adesso l'abbiamo cominciato l'applicazione a gennaio. Questa qui nuova. Questa qua nuova, esatto. Quindi praticamente sono... Ma sta spreadando in modo forte, perché è chiaro che la donna, se tu le dai garanzie su un test che... è chiaro che l'invasiva non la vuole fare. Spaventa tantissimo. Spaventa, tu rischi di perdere il bambino normale. Ma lei è collegato con i ginecologi? Come? Lei ha praticamente collegato con una sorta di rete di ginecologi, mi sembra di capire. Sì, esattamente. Questi sì, 200 ginecologi, 180. Sì, sì, 180, pure di più di 180 che collaborano. Sì, siamo in perfetta sintonia. Siamo. Io già vedo adesso come... praticamente molte donne cominciano a scegliere questo test nuovo. Si potrà fare un primo step, un primo consuntivo anche abbastanza certo dopo quanti? Ma io penso che a dicembre dopo un anno facciamo, praticamente. Sì, dopo un anno facciamo il consuntivo, cominciamo a vedere, magari i numeri non saranno grandi, però insomma se il buongiorno si vede dal mattino, allora le cose andranno bene. Lavorerà sul totale delle donne incinte che sono venute da lei. Da lei, sì, esatto. Quante in questo è momento, riuscito a evitare
In questo momento sto dicendo, nel senso, poi il consuntivo come lo farà sul totale delle donne che sono venute da lei a sottoporsi a questo test, su quelle che hanno fatto il contingente, sui risultati ottenuti, se ci sono errori, se non ci sono errori, se tutto va come diciamo noi e se spredda la situazione. Spread oramai è un termine che... Cioè se è più sì, donne, insomma, se la scelta cagrà sempre... E conterà molto anche valutare quante di queste non hanno fatto poi ricorso all'amniocentro. Esatto, perché quelle che cadono dentro 1,30 dovrebbe essere solo il 2%. Quindi, alla fine, i conti che ho fatto io, più di una quarantina di villocentesi. Siamo in chiusura, allora... prima dei saluti vado da Gigliolo un'ultima volta in redazione per sapere se ci sono altre mail o altre telefonate. No, in questo momento. Allora, meglio così. Professore, come la chiudiamo questa puntata di Rete 8 Salute? Come la vogliamo chiudere? No, con senso, l'augurio? No, a parte gli auguri che ce li facciamo e ce li faremo sempre, nel senso. Cioè... No, l'augurio che questi test trovino, rappresentino una vera ancora per le donne. Che... Al di là di tutto, io non sono contento che abbiamo dedicato anche un'ora e mezza di trasmissione a un test nuovo che di fatto ha 3 mesi di vita, mi sembra, sì, di capire, sì, gennaio, febbraio. Sì. No, ma perché non se ne sa così poco in giro, nel senso? Perché è nuovo. Proprio perché è nuovo. Perciò non so, questo è il primo trials europeo, come anche quella che fa Diana Bianchi in America. Lei ha fatto una pubblicazione su 600 casi. Quando io prima però le ho chiesto se ci sono rischi e controindicazioni, nonostante un test così giovane, assolutamente nessuno. No, non ci sono controindicazioni, assolutamente no. Non ci sono controindicazioni. Applicate in questo modo qui, andrà bene. Certo, ripeto, fare cultura, penetrare in un tessuto, convincere di certe cose, non è facile, insomma. Cioè ci vuole il tempo. Anzi, io mi sto accorgendo che invece, perciò lo chiamo spread, insomma, quelle donne che vengono adesso, non so, ma per dire, l'ultimo giovedì c'erano 30 donne che hanno scelto di fare il contingente, siccome ne sono sempre 60-70, siamo quasi il 50%, vuol dire che probabilmente verso la fine di quest'anno la maggior parte si orienteranno su questo. Questo è positivo, nel senso che c'è è anche una sensibilizzazione che si amplia e anche una cultura che cresce, certo, nel senso che l'indicazione di massima delle donne è di orientarsi. Ma perché qui abbiamo fatto questa cultura e c'è questa cultura sulla non invasività, i ginecologi lo sanno, sono favorevoli, hanno visto i risultati, le donne sono contente perché anche loro, parlandosi fra di loro, eccetera, di chi l'ha fatta e compagnia bella, e quindi così insomma è. A fine anno faremo il consuntivo. Consuntivo, esatto. Grazie al professor Gian Domenico Palca, docente di genetica medica all'Università D'Annunzio di Chieti. Con lui abbiamo parlato di diagnosi prenatale non invasiva, basata su... Sono le 22:28, professore. Va bene. Deve andare a cena? No. No, sto scherzando. Vado a casa anche perché sono un po' influenzato, mi sento molto bene. Grazie al professor Gian Domenico Palca, lo ospiteremo ancora per fare questi consuntivi. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Rete 8 Salute, a cominciare da Gigliola del Mondo. Ciao Gigliola. Ciao, ci vediamo la prossima settimana. Sì. Buona serata, buon proseguimento di serata a tutti. Lo sai di che cosa parleremo? Mi cogli sempre impreparata perché non me lo hai detto. Ma io te lo faccio sapere all'ultimo momento. Allora, grazie a Gigliola Edmondo, grazie a Antonella Micolitti, grazie a Gabriele Di Bonaventura, grazie a Massimo Pacilio in regia. Noi ci vediamo giovedì prossimo, 21 marzo alle 21. Sarà una puntata dedicata soprattutto ai maschietti. Parleremo di andrologia e quindi di difetti per quanto riguarda la riproduzione, quindi non soltanto difetti da un punto di vista sessuale, ma anche da un punto di vista urogenitale. Pianeta Andrologia, la prossima settimana alle 21 su Rete 8 Salute. Grazie ancora, professore. Grazie a voi dell'ospitalità e di questa chiacchierata. Occasione chiacchierata, esattamente per far conoscere queste cose al pubblico su una materia, insomma, molto importante. La genetica delle volte spaventa. Speriamo di essere stati semplici e accattivanti. Grazie, buonanotte.